che l'Italia possa dare un esempio al resto d'Europa, oppure i singoli paesi sono liberi ognuno di fare quello che vuole? Per una serie di ambiti in Europa hanno il cosiddetto margine di apprezzamento, si dice tecnicamente, cioè hanno libertà di avere indipendenti, diciamo, dalle decisioni europee. La famiglia, per esempio, le questioni etiche sarebbero uno di questi ambiti. Certo, fino adesso l'Italia è stata al riparo da alcune derive, non più per quanto riguarda la legislazione sulla procreazione assistita, la famiglia, che adesso ormai con l'ultima sentenza è stata sdoganata con l'ultima, cioè l'ordinanza con cui praticamente si è ammesso completamente la possibilità di andare a praticare l'utero in affitto in un paese e poi tornare con la certezza che questo figlio sia riconosciuto dai committenti, cioè dalle persone che l'hanno ordinato, diciamo, Sì. sul mercato attraverso la compravendita dei gameti e l'affitto di un utero. Quindi su questo piano qua e con la legge sulle unioni civili ci siamo allineati ai paesi europei, per cui la famiglia non è più quella delineata dalla nostra Costituzione, peraltro, che diceva che è una società naturale fondata sul matrimonio. Vabbè, e rimane appunto la questione molto seria del suicidio assistito e dell'eutanasia, perché quello che è in gioco è anche l'atteggiamento che ha tutta la comunità nei confronti del suicida, cioè l'idea di fratellanza o solidarietà che viene minata alla base, perché non è una questione solo di autodeterminazione. Se così fosse, se uno si sta buttando dal ponte, non è che si crea la folla sotto, si chiamano i pompieri, i carabinieri, si cerca di convincerlo a non buttarsi, se si butta qualcuno si tuffa per salvarlo. No, perché è autodeterminato, se fosse solo l'autodeterminazione. In realtà, come ha detto lei, è un problema sociale anche, e quindi tutti siamo coinvolti, siamo tutti, essendoci un principio di solidarietà e di fratellanza umana, oltre che di solidarietà, il suicida è qualcosa, è un fallimento, diciamo, di tutti noi. La comunità che non è stata in grado, che non ha aiutato, che è stata indifferente. Ecco, questo è il punto fondamentale. Cioè, non è solo il diritto a morire, è il problema che cambiano i rapporti fra le persone, cambia il senso di una comunità i cui membri si stringono fra di loro, in cui c'è il tentativo sempre di aiutare la persona in difficoltà. In questo modo, la società diventa indifferente di fronte a suicidarsi, lo aiuta pure a suicidarsi. È chiaro anche che poi questa diventa la soluzione per qualunque disagio, no? Ed è così, è stato così anche in Olanda e in Belgio, che sono i pionieri dell'eutanasia in Europa. All'inizio potevano accedere, diciamo, all'eutanasia solo persone con alcune condizioni, adesso di sentenza in sentenza, di caso in caso, arrivati a persone, in ultimo caso di una donna che ha semplicemente detto: io ritengo la mia vita terminata. Non era malata, non era niente, aveva probabilmente un problema di infelicità che ormai trova la sua soluzione non nella solidarietà, nell'aiuto degli altri, nell'affetto, nella vicinanza, nel calore, ma nella soluzione suicida, nell'autodeterminazione. Certo. Onorevole, un'ultima domanda dal nostro Marco Comodini, poi la lasciamo perché sappiamo che comunque ha poco tempo a disposizione. Sì, mi chiedevo, salve onorevole, mi chiedevo, essendo io, avendo una visione diciamo, del suicidio un po' come qualcosa che va contro natura, se vogliamo, no? Rispetto al
al tentativo, diciamo, naturale dell'uomo, dell'istinto di sopravvivenza. E dove la società, parlo dell'Italia, magari sta sbagliando, cioè dove sbaglia in questo momento? Cosa possiamo fare? Cioè, chi è vicino, per esempio, ad una persona che ha una disabilità grave e che magari può essere orientata a quel tipo di scelta futura, come possiamo intervenire? Qual è forse il nostro limite di oggi che ci porta probabilmente a quel tipo di realtà? Forse, non so, magari migliorare le cure, per esempio, per il malato, rendere la vita di chi vive quella realtà meno gravosa di quanto è per lui e per le famiglie, magari? Guardi, questo è qualcosa che bisogna fare non per evitare il suicidio, ma per giustizia, cioè per motivi di giustizia Sono sociale, di d'accordo. capacità di un sistema sanitario. Il nostro, tra l'altro, è un buon sistema sanitario, lo dicono anche tutte le statistiche internazionali, perché è molto universalistico, è un sistema che raccoglie tutto, nei livelli essenziali di assistenza c'è tutto dentro, no? E il senso di questo sistema sanitario è il favor vitae, cioè il favore nei confronti della vita, il fatto che le scelte di vita non sono equivalenti alle scelte di morte, come giustamente dice anche lei, il suicidio è qualcosa a cui ovviamente tutti siamo chiamati a mettere riparo in qualche modo alle tentazioni suicide. Come? Allora, prima di tutto, certo, noi possiamo fare ancora molto di più nei confronti delle persone che vivono situazioni di disabilità estrema. Io, quando ero sottosegretario della salute, abbiamo fatto, per esempio, un accordo Stato-Regioni che ha un valore normativo sugli stati vegetativi, che era molto molto buono, e poi naturalmente va anche applicato, le regioni dovrebbero applicarlo, in parte lo fanno, in parte no. Quindi su questa strada c'è moltissimo da fare, però voglio essere chiara su questo. Il diritto a morire non ha a che vedere con questo. È una cosa molto ideologica. Per esempio, la sofferenza si può sempre sconfiggere, la sofferenza fisica. Abbiamo fatto la legge sulle cure palliative nella scorsa legislatura, l'accompagnamento alla morte per i malati terminali, cioè quelli che sono già destinati a morire da un giorno all'altro, per esempio, è un accompagnamento che attraverso le cure palliative evita anche totalmente la sofferenza, anche con la sedazione palliativa continua, profonda, eccetera. E il problema quindi del dolore è stato sconfitto, e su questo si può anche fare senz'altro di più, ma insomma gli strumenti ci sono. Il diritto a morire è una cosa totalmente ideologica. Non lo si chiede, non si chiede di morire tanto perché si sta soffrendo nei paesi in cui c'è l'eutanasia, intendo, non a livello individuale. È ovvio che il suicidio è qualcuno che vive una sofferenza, non è detto che sia una sofferenza fisica, ma parlo proprio di livello di richiesta di una legge per l'eutanasia o del suicidio assistito. Non è proprio l'idea, al fondo c'è l'idea che ognuno può fare di se stesso quello che vuole, che c'è una sovranità, che ci deve essere una sovranità totale sul proprio corpo, su se stessi. Infatti quello che dico è, io posso decidere di me stesso, nessun altro può decidere di se stesso, mentre non è propriamente così, no? Noi Certo. abbiamo la cintura di, al di là anche della fede, per cui Certo. per esempio pensano, ecco, che la vita è un dono di Dio, che nessuno tranne il Signore può togliersela, ma Esatto. al di là anche di questo, anche dal punto di vista puramente laico, e noi mettiamo la cintura di sicurezza, obblighiamo al casco, perché la società deve essere permeata di favorite, cioè appunto le scelte di vita, le scelte di morte, che una società solidale, una comunità che voglia essere veramente tale, non
possono essere equivalenti. Quindi quello vorrei sottolineare questo, cioè noi possiamo fare tanto ed è giusto fare tanto e siamo tutti chiamati a fare anche dal punto di vista legislativo ad aiutare il più possibile, a sostenere il più possibile le persone che sono in difficoltà, in particolare in situazioni di disabilità, eccetera. Ma la richiesta delle leggi eutanasiche e delle leggi del suicidio assistito sono richieste puramente ideologiche, sono la richiesta dell'assoluta autodeterminazione e anzi portano alla fine, e non tanto alla fine, a società meno solidali. Cioè non c'è un problema di lenire la sofferenza, al contrario, alla fine portano l'idea che la sofferenza è un problema personale, che tutto sommato la società si può fare carico fino a un certo punto e che la tua scelta di morire tutto sommato può trovare una risposta nel suicidio e non nell'aiuto. Certo. Benissimo, onorevole, noi la ringraziamo per la lucidità e la chiarezza con cui ha espresso alcuni concetti e sicuramente ha fatto chiarezza in noi, ma immagino anche ai nostri ascoltatori. La ringraziamo anche per quello che sta facendo, le auguriamo veramente il meglio, le facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie, ne abbiamo bisogno. Ecco. Anche una preghiera aggiungiamo noi. Ecco, sì, Marco Comodini aggiunge anche una preghiera, ecco. Come no, quindi quello ancora più abbiamo bisogno. Esatto, va benissimo, grazie ancora, grazie. A presto, arrivederci. Sempre contro corrente, sempre Radio Gioia Arcobaleno. Vi ricordiamo di questa sera il tema appunto dell'eutanasia. Abbiamo appena avuto come ospite l'onorevole Eugenia Roccella che ci ha chiarito un po' tutto il, diciamo, il dibattito, soprattutto normativo e di legge, che si sta svolgendo in questi giorni al Parlamento. Cercheremo poi di approfondire in seguito maggiormente le parole dell'onorevole. Certo, perché se non stasera, anche nelle prossime puntate, perché ci sarà anche una prossima puntata sul tema dell'eutanasia con altri ospiti. Ma intanto salutiamo il secondo ospite di questa puntata, che è Giuliano Guzzo. Buonasera Giuliano. Buonasera e grazie per l'invito. Allora Giuliano, come abbiamo anche presentato all'apertura della puntata, è un sociologo, scrittore anche in varie testate. Quindi noi abbiamo letto i tuoi articoli, spero che presto avremo anche il piacere di leggere il tuo libro. Sappiamo il titolo del tuo libro, che è La famiglia una sola, che tra l'altro la prefazione è stata fatta dall'onorevole Roccella, giusto? Esatto. Bene, quindi allora Giuliano ha parlato nei suoi articoli, hai messo un po'
in luce quello che è l'atteggiamento, che è stato, diciamo, l'atteggiamento dei media verso il tema dell'eutanasia, giusto? Esattamente. Quindi appunto, se puoi appunto brevemente, diciamo, dirci quello che hai notato, insomma, che abbiamo notato anche un po' tutti, diciamo, perché... Certo, no, io quello che mi sono permesso di mettere in luce questi articoli è semplicemente il fatto che c'è stato in quest'ultimo periodo, diciamo, essenzialmente per quanto riguarda la vicenda di Jay Fabo, ma in realtà una tendenza addirittura da molti anni, un atteggiamento dei media nei confronti del tema dell'eutanasia in generale, quindi non voglio colpevolizzare tutti, ma in generale è estremamente tendenzioso, nel senso che si è data un'enorme visibilità non soltanto alla vicenda di Jay Fabo, ma a quella che è stata la rappresentazione radicale di questa vicenda e conseguentemente anche alle tesi radicali nel confronti del cosiddetto diritto a morire, che in realtà anche in questa espressione è contenuta una menzogna, nel senso che nessuno si batte per il diritto a morire, che è già riconosciuto in maniera dignitosa, ma si parla del diritto di essere uccisi, che è una cosa completamente diversa. Ma naturalmente i media, i giornalisti giocano molto su questo diritto a morire. Poi nel raccontare per l'appunto questa vicenda che abbiamo appena nominato e nel focalizzarsi in maniera così martellante, c'è un tentativo di condizionamento da parte dell'opinione pubblica, da parte dei media nei confronti dell'opinione pubblica. Perché condizionamento? Beh, semplicemente perché si lascia passare un messaggio in maniera implicita, ma al tempo stesso molto chiara, che quella vicenda sia in qualche modo rappresentativa di un problema che esiste, che sia un po' la punta dell'iceberg, se vogliamo dire, di quelle che sono le esigenze dei malati, dei disabili. In realtà sappiamo da ricerche condotte, per esempio, studiando appunto il numero di suicidi che si verificano tra i malati terminali in Italia, sappiamo che il cosiddetto diritto di morire, che in realtà, ripeto, il diritto di essere uccisi, è qualcosa che potrebbe interessare forse lo 0,2% dei malati terminali. Quindi nel momento in cui noi parliamo di persone che soffrono e parliamo di eutanasia, facciamo una battaglia che al 99,08% non interessa ai malati. E questo però naturalmente i media non hanno raccontato, esattamente come non raccontano il fatto che invece i disabili, le persone malate, richiedono spesso maggiore assistenza, maggiore vicinanza, migliore ristruttura, tutta una serie di richieste che i media si guardano bene a raccontare, anche se sono formalmente già codificate nel nostro ordinamento giuridico, di fatto però non sono applicate, non sono come richiesta assolutamente esaudita. Io trovo che nella scelta selettiva di un caso amplificato per giorni e giorni rispetto a migliaia di casi altrettanto gravi, altrettanto meritevoli di attenzione, mai considerati, ecco, già in questo, anche se il discorso sarebbe molto più lungo, c'è un tentativo di condizionamento che riesce, tanto è vero che poi si fanno i sondaggi proprio a, come dire, a caso caso in qualche modo, e si scopre come il 70-80% degli italiani sia favorevole al diritto a morire, proprio perché il martellamento mediatico su questo versante produce i suoi effetti, però certo, non è una rappresentazione della realtà, è una distorsione della realtà. Certo, diciamo, c'è anche un altro punto che mi ha colpito leggendo i due articoli che lei ha scritto sul suo blog, che vanno a in qualche modo trovare una curiosa concomitanza temporale tra la morte di Jay Fabo e quello che poi è il dibattito che proprio in questi giorni era stato stabilito sul testamento biologico in Italia. Ovviamente non è il caso di fare un discorso di complottismo, perché non lo ha fatto lei appunto attraverso i suoi articoli, però sicuramente